anche una delle artiste che rimane molto aperta, la collaborazione con Clark Antonelli in qualche modo lo dimostra, l'apertura di spirito, uno per sempre leggera, e questo aspetto performativo che rappresenta anche molto bene la direzione di Medici, e la collaborazione è andata bene perché la mostra è nata, era in due, quindi erano coscienti con Emilio Poli e Clark Antonelli avrebbero fatto la mostra nello stesso tempo. Mi si è affidata, siccome è uscita veramente dall'architettura di Villa Medici, di quello che gli artisti sentivano anche di Villa Medici stessa, ed è rimasta veramente molto fluida, è un duo che nasce dalla prima sala fino alla presentazione proprio nei tre giardini. E Yoko, che non può essere qui con noi perché non può viaggiare attualmente, segue tutto, ci immaginiamo quale personalità forte che è, segue tutto in maniera molto rigorosa, e Clara anche ha fatto delle scelte anche, molto precise. Ovviamente bene il lavoro di Yoko, per Yoko è stata una scoperta, allora vi parlavo anche perché Claire ha lasciato la Francia per andare a Los Angeles, quindi comunque anche l'universo che poi ha sentito, ha potuto esplorare, e a partire da quel momento, il momento in cui la collaborazione è nata, è arrivata fino al suo culmine, si può dire, nella attivazione, nella ricreazione di questa serie degli anni 60 che abbiamo in mostra, che questa serie è completamente avvolta dalla stoffa bianca, che ieri Claire, in tutta intimità, nel momento che si sentiva pronta, Yoko ha detto proprio che doveva sentirsi a suo agio, che doveva cambiare anche leggermente nel materiale, perché all'inizio era della garza con del cemento bianco, e ha scelto quindi per Claire la decisione finale, e l'ha scelto sì nel momento in cui la realizzarla, e Claire l'ha fatto con un bacino d'acqua, quindi c'è questa effetto sonoro molto bella, che è una registrazione che poi sarà diffusa sui resi sociali della Villa Medici, e qui sopra questo oggetto meraviglioso che sembra annato lì di fronte a questa grande tela.